L'ovvio è quel che non si vede mai, finché qualcuno non lo esprime con la massima semplicità. La semplicità è la forma della vera grandezza, una grandezza inconscia e divenuta natura. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Ari e oggi vi porto un altro artista poco conosciuto. Prima però vi annuncio che il 27 dicembre farò una piccola live, un po' per chiacchierare con voi, un po' per scambiarci no, i regali, gli auguri di Natale, Capodanno, Pasqua, insomma, tutte le cose che stanno assieme. E a tal proposito, se non l'avete ancora vista, ecco a voi la t-shirt di dicembre fatta con le mie manine, ovvero la torre di Barad-dûr, che è un po' adirata perché è stata addobbata abusivamente. In descrizione trovate il link all'articolo del blog. Finora abbiamo parlato di artisti che riversano tutta la loro immaginazione nelle opere che fanno. Da artisti che remixano la concezione di passato e futuro, a pittori che mirano a... Sta zitto! A pittori! A pittori che mirano a mettere a disagio lo spettatore. Ma si può! Ma si può! Ma si può, cazzo! Ma si può creare dell'arte solo con la semplicità? Per scoprirlo, oggi vi porto un illustratore di New York che esplora di rivista in rivista temi come la scienza, la biologia, l'ambiente, rappresentandoli in un modo elementare molto particolare. Ecco a voi, Jamie Mills. In questo video le frivolezze se ne stanno da parte. Jamie Mills ti costringe ad andare dritto al punto delle sue opere. Dritto nel cuore di un concetto ben soppesato. Jamie Mills sta dietro ogni quadro, dietro ogni vuoto e ogni parte spoglia, e invece di aggiungere dettagli, ti osserva attraverso il bianco per farti indovinare cosa gli sta passando per la mente. Ti fa tuffare in profondità di ciò che apparentemente profondo non è. Ti fa tuffare nel minimalismo. Si tiene tutto ciò che serve e basta. Un modo per liberare la mente da tutti gli strati di inutilità o abbellimento, per vedere com'è fatta sotto. Per vedere se ha bisogno di essere messa in ordine, un ordine analitico che parte dalla punta di una matita lasciata in libertà e che ritrova la sua via accompagnata dalla squadretta, dal compasso, dalla prospettiva. Jamie Mills ci mostra l'unione dell'illustrazione improvvisata e della perfezione geometrica del graphic design in modo sintetico ed efficace. Ci mostra la natura in vetrina, la ribellione delle fronde che si rinchiudono in forme meticolose. Ci mostra l'individualismo di un pino che cerca il proprio spazio personale, specialmente sotto Natale, quando tutti gli esseri umani, piccoli o grandi, si prendono la libertà di giocare coi suoi aghi. È l'individualismo di un albero scarno che vuole mettersi in mostra perché non si sente mai abbastanza apprezzato. È un racconto, un intreccio di storie e testimonianze antiche che sono in cerca di qualcuno che le racconti e le liberi da loro stesse. L'arte concettuale di Jamie Mills non si ferma alla botanica, si espande a esplorare nuovi livelli e piani, a dipingere una nuova dimensione delle montagne. La forma dell'aria che un orso emette quando esprime qualche verso o quando il suo respiro si condensa. Ci mostra la semplicità e il minimalismo per ciò che sono davvero, un messaggio importante, schiacciato troppo spesso da molti messaggi inutili. È il fermarsi a guardare un bosco e godere solo del buio che vi è all'interno e della luce che permette di riflettersi sulle fitte vette. È il guardare dei comuni sassi e vederci dei minerali, delle pietre che possono ricordare gli odori del muschio una volta a casa. È il testimoniare un evento, un qualsiasi evento che ti faccia capire che dopo che sarà avvenuto, il mondo non sarà più lo stesso. Il minimalismo, anche se all'apparenza statico, smuove forze ed è in costante mutamento, proprio come il mondo. E noi siamo qui a testimoniarlo. Questo è forse uno degli artisti meno conosciuti che vi ho portato. E infatti, se scriverete sul motore di ricerca Jamie Mills, probabilmente vi verrà fuori Jamie Mills Price, che non è esattamente la stessa cosa. Comunque, se questo video vi è piaciuto, complimenti a Jamie Mills, ai suoi alberi e pat pat a me. Se volete approfondire la sua arte, in descrizione trovate il link al suo blog e il link ad una rivista di illustrazioni in graffiti a cui ha preso parte assieme a molti altri artisti,
che trattano i temi ambientali. Se vi piace il mio canale, aiutatemi a diffonderlo. Condividete, lasciate un like e invitate i vostri amici a guardare i miei video. Io che mi sciolgo in diretta. Se volete sentirmi parlare di un particolare artista, scultore, bla bla bla, scrivetemelo in un commento. Ci vediamo al prossimo artista. Yeah! Cosa vuoi? Mi sto Sta zitto! Sta zitto!